Esattamente, la città metropolitana non interviene, se non sai di cosa ma magari dopo se il sindaco ci vuole aggiornare, ma di fatto ufficialmente la strada è chiusa e dall'area sabbiese è la stessa cosa. E noi chiediamo che questo venga portato naturalmente all'attenzione anche del governo e di voi che sarete eletti. Ma certamente per quanto mi riguarda, qualora dovessi rientrare in Senato, sarà una delle prime cose che farò, porterò all'attenzione del governo questa problematica, così come già hanno fatto i nostri consiglieri regionali a dicembre e come ha fatto il nostro consigliere metropolitano alla città metropolitana. Ma ad oggi né la regione né la città metropolitana sta facendo qualcosa. Ahimè, ad oggi noi siamo ancora, purtroppo, spero veramente per poco, ancora minoranza e opposizione. Quindi spero veramente in un governo che riesca a farsi suo questa problematica, che in realtà è una problematica molto vecchia. Tenete presente che nel 1968 ci fu una commissione interministeriale che già parlò del dissesto idrogeologico in maniera seria, facendo una serie di dando una serie di indicazioni precise e una elaborazione di un piano nazionale che non è stato mai fatto, voi per la politica, voi per la burocrazia, voi per altre situazioni. Quel piano del 68 giace in un cassetto. Quindi noi riteniamo che invece è un settore strategico, più che sversare ancora cemento e cemento, che ci sono palazzi che purtroppo molto spesso non si conformano al territorio e purtroppo ci sono anche appartamenti sfitti. Più che altro noi dobbiamo concentrare tutta la nostra edilizia non soltanto per una rigenerazione energetica di diversi edifici, ma soprattutto sul dissesto idrogeologico, e qui uscirà lavoro per tantissimi anni, anche perché il territorio italiano è un territorio idrogeologicamente giovane. Essendo giovane è normale, proprio è automatico che è sempre in dissesto. Quindi in maniera seria bisogna mettere mano a quel piano del 68. Grazie.